presentarvi Leonardo Burberry, nonché autore di Argentum Res 9, un gioco ispirato all'epoca vittoriana, nonché alla rivoluzione industriale, con elementi fantasy e cyberpunk. Quindi veramente una cosa interessante, non vi spoilerò altro perché ovviamente Leonardo vi parlerà molto meglio di me della propria creatura, avremo tempo e modo di sottoporvi tutte le nostre domande, potete togliervi qualsiasi curiosità. I nostri intervistatori, che saluto e introduco, Carmelo e Giulia, sono qui a vostra disposizione nel botta e risposta con il nostro autore, avranno modo ovviamente di sottoporlo anche alle vostre domande, quindi vi invito ancora una volta ad interagire il più possibile. Per quanto riguarda invece la nostra serie di eventi, vi invito a correre sul nostro canale Discord a registrarvi, perché mancano pochi giorni, pochi posti e i tavoli rimasti appunto sono limitati. Abbiamo già fatto tantissimi sold out, quindi vi invito ancora una volta ad andare a dare un'occhiata. Vi ringrazio per la partecipazione, fate un passaparola fortissimo, spargete la voce con i vostri amici, perché comunque non capita spesso di poter interagire in tempo reale con un autore di un gioco e fare delle domande anche tecniche sul gameplay, sull'ambientazione, sui manuali, qualsiasi cosa vi venga in mente. Quindi non mi resta altro che augurarvi una buona serata e godetevi l'intervista, divertitevi. Un saluto da Udini92 e Italia in Gioco. Alla prossima. Buonasera signori e signori, buonasera, siamo live. Buona serata, vi invito insieme ai miei amici qui presenti a questa live che parleremo, dalla quale parleremo oggi con Argentum Res 9. E siamo io che sono Carmelo in compagnia di Giulia. Ciao a tutti. E in compagnia del nostro ospite d'onore, Leonardo Burberry. Ciao, ciao. Ciao a tutti. Perfetto, perfetto. Sei comodo? Stai bene? Vuoi un caffè, un bicchiere d'acqua? Guarda, prenderei un caffè perché ho discretamente sonno, ma facciamo tutta una tirata, dai. Ah, perfetto. Bene, serviti da solo perché non te lo posso fare. Dunque, oggi si parlerà in questa rubrica di GDR Interview di Argentum Res 9, il prodotto, che è il manuale di cui oggi tratterà Leonardo Burberry. Allora, che dici di partire iniziando parlandoci di te e di come è nato questo progetto principalmente, soprattutto anche della tua equip lavorativa, se sei da solo o se collabori con qualcuno? Certo, allora, Argentum Res 9 è nato un po' per caso, a dirla tutta, nel senso, io mi sono approcciato al mondo dei giochi di ruolo abbastanza di recente, nel senso, quando mi capita di parlare con persone che magari scrivono, comunque sono autori, parlo con gente che gioca da 15-20 anni, ho iniziato a giocare a malapena da 3-4 anni fa, inizio del mio percorso universitario, e iniziai con, non so se conoscete il sistema Savage World. E il sistema Savage World è un sistema aperto, senza ambientazione, e dovevamo scegliere la prima ambientazione in cui giocare. E allora eravamo lì, cosa giochiamo, cosa non giochiamo, fantasy, cyberpunk, qualcosa di moderno. Si optò per il fantasy alla fine, però mi arrivò una richiesta da uno dei miei giocatori: io ci voglio dentro le pistole. Va bene, ci metteremo le pistole. E quindi l'idea di base era questo classico fantasy, elfi, nani, umani, però magari spostato più verso appunto un'epoca vittoriana. E quindi io continuavo a scrivere mentre masteravo l'ambientazione, quando a un certo punto mi sono reso conto di aver scritto un pacco di 80 pagine di ambientazione e mi sono detto: beh, però potrei iniziare a costruirci qualcosa, visto che insomma siamo arrivati a questo punto, abbiamo fatto 30, facciamo 31. Quindi diciamo la mia carriera di game designer, tra virgolette, è iniziata un po' così, un po' per caso, poi mi sono reso conto che magari potrei farci qualcosa, sembra interessante. E quindi siamo arrivati così. Questo da solo? Inizialmente sì, inizialmente ero solo perché appunto io ero quello che propose al mio gruppo di amici di proviamo a fare un gioco di ruolo. E poi però nel corso del tempo, man mano che il progetto vedevo che continuava a espandersi, ho chiesto prima a una mia amica, che infatti è tuttora con me insieme nel progetto, che è stata la prima collaboratrice, Vittoria, che saluto, che spero ci stia seguendo. Ciao Vittoria, sicuro ci sta seguendo, se non ci segue
Se non ci segue è un casino. Gli chiesi, ma ti andrebbe di scriverlo con me, questo gioco, questa ambientazione? Lei ovviamente, epoca vittoriana, fantasy, D&D, cioè... Come ci hai detto come è nato questo progetto, però effettivamente da quanto tempo lo portate avanti? Quando è venuta questa idea? Allora, l'idea appunto è venuta circa 3 anni e mezzo, 4 anni fa, quando iniziamo proprio a giocare. Poi, da quando mi sono reso conto che poteva essere qualcosa di più, qualcosa di veramente un prodotto, diciamo, commerciabile, mettiamola così, qualcosa che avrei potuto specializzare sul mercato, ormai sono 2 anni e mezzo che ci stiamo proprio lavorando in modo professionale, diciamo. Quindi è un bel periodo. Certo, ci avete lavorato tantissimo. Sì, perché poi ci sono state le pause tra gli esami, cioè magari chi aveva un po' meno tempo in quel momento lì per lavorarci, quindi ci sono stati anche dei momenti di pausa, quello sì, però diciamo che rinfilando tutto sono 2 anni e mezzo che ci lavoriamo. Vabbè, vari problemi, varie cose possono capitare durante l'arco di un lavoro grande come questo. Esatto, poi contando che siamo tutti studenti o lavoratori, questa non è ovviamente la nostra principale occupazione, magari lo fosse, ci dobbiamo lavorare un po' a tempo perso, ecco, quello è naturale. Certo. Molto interessante, soprattutto per il fattore esprimere i tuoi deliri in questa storia, sì, perché l'ambientazione fantasy qui è particolare. Non è per forza innovativa, però di solito nei GDR si tende a scegliere un'ambientazione molto più remota. Quindi parliamo di alto, basso, medioevo, se non addirittura un'epoca precedente. Invece qui già avevi accennato al periodo vittoriano o addirittura al periodo della rivoluzione industriale. Non voglio credere che sia principalmente per il motivo delle pistole, quindi vorrei sapere di più sul motivo della le pistole furono un, diciamo, un input, una scintilla che ci ha portato un bel gioco di parole che ci ha portato poi a veramente a pensare a crediti suoi, tutti suoi. E il fatto è che nel periodo poi in cui iniziai proprio a scriverlo, all'università stavo studiando storia del giornalismo, che praticamente storia del giornalismo è fondamentalmente storia contemporanea, quindi si va da metà fine 800 fino ai giorni nostri. E da lì è cominciato un po' a venire anche la passione per questo periodo, quindi per tutto ciò che appunto è successo nell'Ottocento, la Belle Époque, la rivoluzione industriale. Ho detto, secondo me questa sarebbe una cosa veramente bella da giocare in un gioco di ruolo, qualcosa che potrebbe dare quello spunto narrativo in più, che magari manca. E quindi, diciamo, mi ho detto, guarda, con Vittoria, la mia altra autrice, ambientiamo nella rivoluzione industriale e nell'epoca vittoriana, in modo tale da dargli un'identità ben precisa. Quindi non è semplicemente il fantasy come può essere quello, non so, di D&D classico, Forgotten Realms, eccetera, con le pistole, ma è qualcosa di diverso nel mood. Ok, quindi c'è la stampa, c'è il telegrafo, c'è tutte le problematiche della rivoluzione industriale, insomma, poi ne parleremo più approfonditamente nel corso della serata, immagino, però c'è un mood diverso, mettiamola così. Chi ha letto l'ambientazione, quei miei fidati beta tester che sono sparsi nel globo, mi hanno confermato. Salutiamo tutti i beta tester che ci seguono. Sparsi nel globo. E se non ci seguono, poi... male, che poi sono due, quindi non è che sono così, è che sono tanti, però quindi questo è un po' il quanto, diciamo. Quindi che rivoluzione industriale, mi sono appassionato all'università come periodo. Quindi, diciamo, un metodo di università per cui devi perdere i capelli. Ma un'altra domanda, prima di, diciamo, optare per le meccaniche della quinta edizione, avevate già magari valutato altri sistemi di gioco? Allora, in realtà sì, perché Gentleman's 9 nasce proprio in modo primordiale, diciamo, da questa parola forte, con Savage World, nasce con quello, perché ai tempi
Noi non avevamo ancora giocato la quinta edizione, l'avevamo ancora scoperta, nonostante fosse uscita da qualche anno, solo in inglese. E in effetti la prima seduta del manuale, una roba che risale veramente a anni fa, era per Savage World come meccaniche. Purtroppo però, essere onesti, noi portammo il progetto a quella che alla casa editrice, che prima, se non mi sbaglio, era la GG Studio, ma non abbiamo mai ricevuto risposta. E essendo Savage World un sistema sotto licenza, non sapevo mai come muoverci, e quindi abbiamo deciso andiamo per qualcosa di sempre di licenza libera, ma che comunque che sia bello solido come sistema. E lì ci venne un attimino la scintilla, ma quinta edizione è libero come sistema e appunto potrebbe darci quello spunto in più. E lì siamo passati a quinta edizione, ricevendo anche abbastanza perplessità da qualcuno. Qualcuno ci chiede tutt'oggi, ma perché quinta edizione? E in effetti posso capire magari che qualcuno abbia qualche remore su D&D come sistema. Certo, i dubbi sono sempre presenti. Sì, io metto le mani, cioè a me piace molto, però, insomma, ognuno. Una cosa prima deve piacere all'autore e poi al pubblico. Da quel che ho capito, ci troviamo in un continente chiamato Bipelago. Il B mi fa presupporre una sorta di dualità. E potresti approfondire, cioè, perché esiste questa distinzione, se esiste una distinzione del territorio? Ok, certo. Allora, il Bipelago è il nome che abbiamo deciso di dare alle isole in cui si svolge un po' tutto il gioco. E diciamo che la dualità la possiamo trovare nel fatto che ci sono queste due grandi isole. Ora, più che un continente, io direi che però è più una nazione. Ci siamo ispirati sia come geografia che come conformazione territoriale all'Inghilterra. Inghilterra, Irlanda, eccetera. Quindi diciamo che come scala è più nazionale che continentale. E più che dualità, diciamo che ha questa particolarità del fatto che, nonostante siano in un tempo abbastanza vicino al nostro come, diciamo, caratterizzazione, il fatto è che politicamente ogni regione del Bipelago sono ancora tutte città-stato, e quindi ci sono una serie di problematiche legate, poi ovviamente no, sono cose tutte approfondite all'interno del manuale, tutte legate alla politica, alle guerre, al fatto che ognuno, diciamo, è prettamente indipendente uno dall'altro. Quindi più che dualità, Bipelago si riferisce al fatto che siano due isole, due grandi isole. Detto fatto. Sì. Esatto, è più semplice di quello che pensavi, eh? Sì, nella sua semplicità è qualcosa che si estende tantissimo, perché come hai detto tu, comunque sono tutte città-stato ancora in questo Bipelago. Esatto. Ma in questo Bipelago c'è l'energia arcana di Argento Res 9 che si trova connessa all'eco primevo. Esatto. Correggimi se sbaglio. No, questo, esatto. Questa energia arcana si differenzierà in scuole di magia, come i classici fantasy e tutto il resto, oppure avrà qualche particolarità? Cioè, quali sono i modi per sfruttare questa energia arcana? Ok, allora, ti sto dicendo che l'Eco Primevo, ok, è il nome che noi abbiamo dato a questa energia arcana che esiste nel mondo, un po' appunto facendo il parallelo con D&D, la trama, quindi mm-hmm. che magari chi ha giocato a D&D riesce subito a fare il paragone. Il fatto è che noi volevamo fondamentalmente dare una chiave di lettura del nostro gioco di ruolo, di alcuni temi legati anche appunto alle questioni più comuni, più, diciamo, più importanti di oggi. Quindi noi abbiamo, diciamo, creato l'Eco Primevo come se fosse questa sorta di energia arcana invisibile nell'aria, e dove praticamente viene consumata per alimentare gli incantesimi, ok, la magia di coloro che effettivamente possono lanciarli, degli arcanisti o appunto che sono i maghi di questa ambientazione. E il fatto è che questo Eco Primevo, quando viene consumato, come appunto come se fosse, immaginatevelo
il carbone, ok, per fare un parallelismo sempre con la rivoluzione industriale, produce uno scarto. Quindi pensate al fumo della combustione o alla benzina quando viene bruciata e scarica. Questa energia negativa, questo scarto, viene chiamato, l'abbiamo chiamato squilibrio, ok? Mm-hmm. Semplicemente, poi magari ne parleremo anche meglio dopo, va a inquinare il mondo degli agenti Umbrella 9 e questo porta fondamentalmente un bel po' di problemi. Quindi diciamo che meccanicamente, per tornare alla tua domanda, un po' divagato, sì, l'ecoprimiavo si può dividersi in scuole di magia, nel senso quando viene utilizzato da un arcanista che lo sa usare, e quindi a seconda di chi lo utilizza, c'è la scuola classica di Dungeons and Dragons, invocazione, vocazione, abjurazione, trasmutazione, eccetera, insomma. Sì, la sua particolarità è questa, nel fatto che quando lo usi, lo stai bruciando, e bruciandolo inquini, fondamentalmente. Quindi è questa la nostra chiave di lettura che abbiamo voluto dargli. Chiave di lettura abbastanza vicina a noi, abbastanza contemporanea, ma del resto se siamo nell'Ottocento, tanto lontani non siamo. Ma non siamo, a proposito esatto. di questo elemento dell'inquinamento di cui hai già ampiamente accennato, avevi parlato di danni dettati da questo squilibrio. Che tipo di danni possono procurare, essendo sono simili ai danni della vita comune, delle scorie, quindi danni fisici, oppure essendo magico danno ben altri tipi di danni? Noi abbiamo pensato, ok, quando l'aria di un determinato posto si saltra di questo squilibrio, abbiamo introdotto di lore questo evento chiamato maledizione, ok? Mm-hmm. E questo evento si attiva, catalizzato da magari un evento particolarmente efferato, un delitto, emozioni negative, anche un tradimento passionale, insomma, da tutte accadimenti che possono dare anche dei begli spunti di roleplay o magari di avventura all'interno del manuale. E questi avvenimenti catalizzano appunto lo squilibrio e fanno accadere cose brutte, diciamo, quindi le maledizioni, che non sono nient'altro che effetti magici, incantesimi involontari, lanciati involontariamente, che fondamentalmente fanno danni, che fanno impazzire le persone, vere e proprie epidemie di malattie magiche, oppure le persone diventano completamente apatiche, tendenti a volersi fare del male, insomma. Quindi diciamo che c'è questo dualismo tra l'inquinamento vero e proprio nel nostro mondo e l'inquinamento all'interno del Agent Umbrella 9, dove qui l'inquinamento ha degli effetti visibili, immediati e parecchio pericolosi anche. C'entra con i vincolati? I vincolati sono un'altra faccia delle maledizioni, e abbiamo due effetti, le maledizioni, quelle normali, ok, standard, in cui ci sono questi effetti magici tremendi e che vanno a infettare le persone, gli animali, ma anche gli oggetti, mentre i vincolati sono creature che si appunto catalizzano in quei punti dove appunto ci sono stati, ho detto un sacco di volte appunto, effetti detti efferati, ma anche sfruttamento dei sentimenti negativi, incendi dove sono morte molte persone, tragedie, crolli di palazzi, insomma. Il punto chiave è che in Argent Umbrella 9 abbiamo voluto far vedere gli effetti di un inquinamento che è anche nel nostro mondo, solo nel nostro mondo non si vede gli effetti devastanti che sta portando, nel mondo di Agent Umbrella 9 si vede, e vogliamo trasmettere questo messaggio, quindi c'è anche un messaggio ecologista, diciamo, all'interno del manuale. Greta Thunberg piace questo. Approva Agent Umbrella 9. Appena mandiamo la produzione, la mandiamo. Se sarà uno dei principali sponsor, Greta Thunberg, sicuramente. Speriamo. Ma sai, prima abbiamo parlato comunque di industrializzazione del bipelago.
Data appunto la industrializzazione e anche la colonizzazione del bipelago, si potrebbe pensare anche ad un eventuale sviluppo tecnologico. Quali sono le Certo. tecnologie che saranno presentate, diciamo, alle persone che si approcceranno ad Argentum Rest 9? Da cosa saranno Ok. alimentate? Allora, partiamo un attimo dalle tecnologie. Allora, Certo. diciamo che quando nell'ambiente fantasy si comincia a parlare di epoca vittoriana, la gente pensa subito allo steampunk e a tutta una serie di invenzioni, magari su licenze storiche abbastanza larghe, come i mecha, eccetera, le aeronavi, cose di questo tipo. Diciamo che noi invece abbiamo cercato di rimanere abbastanza incollati a quello che era il periodo storico. Quindi abbiamo i treni, abbiamo le armi da fuoco, abbiamo le navi a vapore, che non sono proprio a vapore, ma è per capirsi, ora parleremo anche dell'energia del bipelago, e abbiamo quindi tutta una serie di cose abbastanza realistiche, perché appunto volevamo che il gioco fosse un'ambientazione fantasy, ma nell'epoca vittoriana, non in uno steampunk ispirato. Quindi una roba un pochino... certo, abbiamo anche le nostre licenze storiche, per amore di narrazione e anche di gameplay proprio duro e puro. Però, diciamo, siamo gli storici, non storceranno il naso, mettiamola così. L'energia appunto, prima ho detto della navigazione a vapore, però in realtà dovrebbe essere navigazione ad argento runico. Questo perché, come non so se si intuisce dal nome Argentum Rest 9, l'argento... svolge un ruolo importante in questa ambientazione, in quanto è la principale fonte energetica. Perché noi ci siamo detti, noi vorremmo fare appunto un'ambientazione vittoriana, simile rivoluzione industriale, però vorremmo dargli quel tocco fantasy in più, quella cosa super riconoscibile. Quindi abbiamo siamo detti, potremmo utilizzare il folklore, il racconto popolare sul fatto che l'argento è un minerale in grado di interagire, tra virgolette, con l'occulto, con la magia, con l'arcano, e utilizzarlo come se fosse una specie di serbatoio. Infatti nel mondo del bipelago gli scienziati, diciamo, hanno scoperto che l'argento non è in grado soltanto di interagire con l'arcano, ma anche di attivarlo se incantato con le giuste rune. Quindi abbiamo preso questo concetto molto fantasy dell'incantare gli oggetti e l'abbiamo semplicemente in questo mondo qui. Le persone non ci fanno le spade magiche che prendono fuoco, ci fanno gli ingranaggi che si muovono da soli. E facendo gli ingranaggi che si muovono da soli, fanno le macchine. Quindi abbiamo le macchine per tessere, quelle per piegare il metallo, il treno che si muove bruciando ecoprimevo, viaggiando sui binari. E quindi, diciamo, abbiamo reso una cosa molto fantasy, diciamo, scientifica nel suo essere fantasy. E sai che hai colto l'interesse del nostro pubblico parlando di questa fonte energetica? Perché sì, abbiamo una domanda da Andrassus Crane, perdonami se l'ho pronunciata malissimo, che chiede: ma quindi la magia porta danno a chi la usa nel tempo? Porta danno? Direi di sì, nel senso, se tu sei un arcanista, quindi qualcuno che può usare l'ecoprimevo, tu bruci un eos incantesimi, tu consumi poco ecoprimevo, quindi diciamo inquini leggermente meno, poco, rispetto magari a un macchinario che lavora anche 10-20 ore al giorno, in continuazione bruciando, in continuazione ecoprimevo, genera molto più squilibrio rispetto a un mago o un arcanista che lo utilizza magari 2, 3, 4 volte al giorno. Quindi diciamo che questo fenomeno delle maledizioni dei vincolati, almeno di lore, si è manifestato con prepotenza da quando si è scoperto l'argento runico. Prima erano casi estremamente più rari, adesso è proprio il momento in cui c'è l'emergenza di maledizioni e vincolati. E difatti nell'ambientazione, come vedremo poi, ve ne parlerò magari più tardi insieme ai miei intervistatori, ci sono dei corpi speciali di paramilitari addestrati esplicitamente nel combattere vincolati e maledizioni. Quindi diciamo che piuttosto che risolvere il problema dell'inquinamento, si è deciso di creare addirittura una forza speciale per
per contrastarli. Sembra molto più attuale di quel che non sembri. Esatto. Quindi esiste delle cose... Esatto, una delle risposte che do quando qualcuno mi chiede ma perché dovrei giocare a Argent Ingress 9? E gli dico, e comincio con un pippone di un quarto d'ora sull'inquinamento e su... Quindi insomma, la gente mi ama. La gente mi ama. A proposito di questa milizia, sarà connesso a un sovrano, e tu prima hai parlato di vari regni, anzi di vari stati, giusto? In questo esatto. Bibelago. Sì, città-stato. Abbiamo un'altra domanda da un carissimo membro dell'audience, da Padron Frock 1, ovvero la gerarchia politica com'è composta? Re caduto e regina ascesa, è successo un evento simile o è andata in modo diverso? Perché esistono tutti questi staterelli? Ok, allora diciamo che abbiamo tre grandi città-stato che controllano, diciamo, che si spartiscono il territorio del bipelago e sono chiamate le città maggiori. Vedetele come un po' delle grandi capitali, ok? Delle metropoli in cui avviene la rivoluzione industriale. Diciamo che potremmo definirle Liverpool, Manchester e Londra, ok? Mettiamo così. Nell'Inghilterra dell'Ottocento. Il tasto, perché diciamo io sono abbastanza appassionato di politica, e infatti abbiamo deciso di creare tre assetti politici diversi, uno per ogni città. Ce n'è una, per esempio, in cui c'è il classico Parlamento e capo del governo, un po' alla Londra, all'Inghilterra ottocentesca, che aveva già le istituzioni parlamentari, eccetera. Ce n'è una invece che è formalmente una democrazia, ma in realtà è sorretta da un gran cancelliere e quindi è un po', diciamo, più autoritaria, ma punta tanto sullo sviluppo industriale, e anche lì ci sono tante contraddizioni. E poi c'è l'ultima, Tenessia, che invece è un'arcanocrazia, cioè i maghi, gli arcanisti hanno tutto il potere e dominano sui non arcanisti, lasciando, diciamo, questa disparità sociale molto forte tra le due categorie di persone. Ah, mi sono dimenticato di dire, magari per chi magari viene da D&D, qui gli arcanisti sono un po' come gli stregoni, cioè il dono della magia è qualcosa di innato e naturale. Okay. O ce l'hai o non ce l'hai, non puoi impararlo. Quindi è per questo che c'è appunto questa forte divisione, secondo me acquista ancora più senso. Non puoi diventare mago studiando, impegnandosi, devi esserci nato fondamentalmente. Collegandomi a quest'ultima tua affermazione appunto degli arcanisti, un altro dei nostri follower ci chiede, per l'esattezza, oddio scusatemi se sbaglio la pronuncia, Friedrizigi, oddio non so come si pronunci sinceramente, quelle alternative meno dannose rispetto alla magia ci sono? Ci sarebbe il carbone, la classica macchina a vapore, quindi carbone che brucia, attiva l'ingranaggio, eccetera, che era stato scoperto, questo è sempre nel manuale, all'inizio della rivoluzione industriale, ma che si era fermato subito perché il pelago è scarso di questa risorsa di carbone minerario. E una cosa che mi sono dimenticato di dire, l'ecoprimevo nasce dagli elementi naturali, quindi dalle foreste, dalle cascate, dal terreno. E più l'uomo lo sfrutta, ok, meno ecoprimevo si produce. Quindi meno ecoprimevo si produce, meno gli arcanisti sono forti. E ogni città, ok, fa largo uso di arcanisti come difesa militare. Quindi vedete, capirete anche voi che i governi sono restii a disboscare, costruire, cioè distruggere più del necessario, in quanto perderebbero fondamentalmente potenza magica da guerra. Quindi questo è proprio linearissimo, e ergo si è deciso di non usare il carbone da combustione del legno, e quello minerario non c'era, e quindi poi si è scoperto l'argento runico e tutte le conseguenze che questo poi ha avuto. Va bene, abbiamo parlato di classi, già è presente una forte forma di oligarchia dettata da chi, come hai accennato, è nato già con i poteri magici, ma parliamo delle razze. Che razze ci sono? Allora, le razze. Allora, Argentum Ingress 9, noi, allora,
come credo abbiate capito, abbiate intuito, volevamo fare il fantasy strano, ok? Volevamo farlo, fare quelli col fiocchino, no? E allora abbiamo deciso, per esempio, gli umani, ok, gli umani sono i classici umani, in tutte le ambientazioni fantasy il giocatore novizio dei giochi di ruolo fa l'umano, è l'umano. Poi abbiamo gli elfi. Gli elfi sono simili agli umani come umanoidi, ma hanno la caratteristica di essere completamente glabri. Non hanno peli sul corpo, non hanno peli in testa, non hanno, cioè non hanno capelli, non hanno peli, non hanno sopracciglia, non hanno niente. Perché noi volevamo ribaltare lo stereotipo fantasy per cui solitamente è l'umano che tende alla bellezza elfica. Qui invece sono gli elfi che, integrandosi con gli umani man mano, hanno cercato di assomigliarvici sempre di più. Quindi gli elfi, essendo glabri, hanno sviluppato tutta una cultura del tatuaggio. E quando arrivano a una certa età, quindi ora sul manuale non è specificato, però essendo io l'autore posso deciderlo anche adesso, 16 anni, si tatuano le sopracciglia e la testa, oppure piuttosto che tatuarsi la testa si indossano parrucche, questo per assomigliare agli umani. Quindi c'è questo ribaltamento, questa particolarità che gli elfi tendono a conformarsi alla razza umana. Poi per il resto sono elfi normali, hanno le orecchie a punta. Cambia che sono glabri, fondamentalmente. E poi abbiamo i nani, ok? Quindi abbiamo il classico trio fantasy proprio base, che qui sono bassi, tarchiati, ma la loro particolarità è che hanno la pelle grigiastra e i capelli bianchi, tutti. Un po' come i Draugr, se non mi sbaglio, sempre di Dungeons and Dragons. E la loro particolarità però è che sono refrattari alla magia. Non solo non possono essere arcanisti, non possono nascere arcanisti, ma proprio sono la respingono. È difficile lanciare incantesimi su di loro, l'argento runico, quando loro sono magari troppo vicini, comincia un po' a sbarellare, a non funzionare troppo bene. E questo ha portato dei grossi problemi per i nani che vivono e risiedono a Tenessia, che è la terza città maggiore, dove c'è appunto l'arcanocrazia, perché capirete anche da voi che in un mondo, in una città dominata dai maghi, dagli arcanisti, se tu di base di costituzione non puoi nemmeno pensare di esserlo, insomma, non è proprio una pacchia per te. E difatti, uno dei temi principali della terza grande città è la discriminazione, il razzismo, l'essere escluso a priori per la tua genia piuttosto che per ciò che sai fare. Quindi, perché noi abbiamo impostato in cui in ogni grande città abbiamo un tema diverso dell'ambientazione da poter esplorare a seconda di dove ti piace di più ambientare le tue campagne, avventure, eccetera. Infine, la terza e ultima classe sono i caluttiani, sono questa razza di umanoidi dai tratti serpentini, hanno la pelle scagliosa, hanno delle placche ossa piuttosto che i capelli, e sono arrivati nel Bipelago circa 300 anni fa. Quindi abbiamo questa razza di personaggi molto di razza molto misteriosa, di questa cultura che era sconosciuta ai più, e la cosa particolare è che questa razza è presente soltanto nel Bipelago e nella loro isola natia, che non era segnata sulle carte fino appunto a 300 anni fa. E quindi la razza più misteriosa, aveva delle tradizioni marziali, in quanto la loro isola natale era fondamentalmente una wasteland, un deserto di niente, pieno di mostri terribili, e quindi hanno sviluppato l'arte marziale come difesa principale, in quanto non avevano le risorse per costruirsi le armi. E navigando e migrando sono riusciti a trovare il Bipelago e ci sono stabiliti. Il fatto è che con loro stabilirsi nel Bipelago hanno esportato nel Bipelago tutte le loro tradizioni marziali, il combattimento a mani nude, la loro cultura diversa, che fondamentalmente si è integrata abbastanza bene. Quindi non diciamo che non c'è molto razzismo verso i caluttiani. Strano, perché di solito quando appunto ci sono queste razze estraniate che magari si vengono a scoprire dopo, il razzismo pervade, diciamo, tutte le razze che appunto si trovavano già nelle varie isole comunque. Cioè, il vecchio è molto razzista nei confronti del nuovo, in un certo senso.
No, infatti, noi infatti abbiamo giustificato un pochino di lore, di ambientazione, questo fatto, pensando appunto che le città maggiori, perché appunto i Caloptani sono arrivati prima nelle città maggiori, piuttosto che in quelle più piccole, i regnanti dei tempi si sono adoperati per cercare di integrarli al meglio, soltanto che Tenessia, appunto l'ultima città, quella l'arcanocrazia che discrimina i nani, e lì anche lì ci sono un po' di problemi in realtà, perché i Caloptiani non possono risiedere stabilmente in città, perché i Caloptiani hanno meno diritti degli altri, anche se i Caloptiani possono essere arcanisti, e quindi diciamo che ritorna a Tenessia il problema dell'integrazione tra la convivenza tra razze. Quindi diciamo che volevamo spingere forte su quel tema in quella città lì, è quella più chiusa. Vabbè, è sempre un mondo fantasy alla fine, quindi ci possiamo credere. Io, insomma, comunque, io non so se magari si è capito, mi sono un po' ispirato a The Witcher, Dragon Age, come mie principali fonti di ispirazione È vero. Magari per perché sì. appunto da fan di Dragon Age non me ne ero accorto, sì, invece. E ti odio, Oh vabbè. no, oh no, sarà per gli elfi pelati, è per gli elfi pelati, penso sia per gli elfi pelati, sì. Chi gioca a Sì. Dragon Age sarà. Ma a proposito degli Il dolore. elfi, di solito vivono per tanto 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 tempo, in qualsiasi ambientazione, e al solito uno dell'audience, ti vogliamo tanto bene, ci chiede in media quanto dura la vita delle razze, quindi dei nani e degli elfi. Esiste una durata media, è diversa? Allora, in realtà è diversa rispetto a quelle del classico D&D. Qui nessuno vive 500 anni, anche Ah, perché era sono... Andrassus, scusa. L'utente era Andrassus. Prego, continua. Qui nessuno vive 500 anni perché a nostro parere sembrava un po' una stonatura rispetto al realismo, al fatto dei temi molto, molto gritti, molto impattanti, molto ruvidi che tratta il gioco. Pensare a una persona che vive 500 anni poi mi andrebbe magari anche a creare problemi il fatto di contestualizzare le reazioni di una persona che ha una vita così lunga rispetto a un cambiamento così importante. Non so, infatti una cosa che a me capita spesso come master o come giocatore quando gioco a D&D, di avere difficoltà a masterare entità millenarie, secolari e ruolare come un ragazzino di 15 anni o come uno di 20. Cioè, quello per me è sempre stato un po' un problema. Quindi noi abbiamo deciso di optare per vite un pochino più lunghe per gli elfi, per i caloptiani, per i nani, un secolo e 20 al massimo, e basta. Quindi la vita è più lunga, ma non così tanto. No, ma io mi immagino nelle aree in cui hai detto che esiste questa oligarchia basata sulla magia, basata sugli stregoni. Immaginati nominare un elfo senatore a vita. C'è questo leggero Appunto. problema. Esatto. Quindi no, quindi abbiamo deciso di creare razze meno high fantasy, più io lo definisco sempre un'ambientazione medium fantasy, quindi non è low perché la magia è presente, è permeante, ma non è nemmeno il fantasy alla Forgotten Realms, insomma, qui nessuno risuscita dalla morte. Sempre dalla nostra audience abbiamo un'altra domanda, ovvero da Sam di Bazinga chiede: cos'è l'arcanocrazia e come funziona? L'arcanocrazia è il governo degli arcanisti di Tenessa, quindi la terza città maggiore che è dominata dai maghi. E come funziona? Funziona semplicemente che c'è un piccolo parlamento formato da sette arcanisti che vengono scelti a rotazione ogni 8 anni, e semplicemente loro, gli arcanisti, decidono della città, di tutte le varie scelte e decisioni politiche che si devono prendere. E questo è un pochino il cuore della politica di Tenessia, e in più tutti gli arcanisti sono poi messi nelle varie posizioni di potere politico, amministrativo, burocratico della città. Quindi capirete anche voi come il nano che vive a Tenessia non ha alcun tipo di rappresentanza politica, non ha nessun tipo di sostegno da parte delle autorità, è costretto a vivere
in un ghetto, fare lavori molto umili, diciamo che il tema di Tenesse è abbastanza evidente. E in questo ambiente, sempre domanda da Friedrich Zizzi, scusami ancora, esistono culti o religioni in questa ambientazione? E se sì, come si possono, come si rapportano i fedeli alla società? Perché magari ci sono culti in cui, come un certo culto, di cui non farò nome, ti impedisce di andare a votare o di iscriverti all'esercito. Ecco, quindi chiedo io, chiede lui. Esistono culti simili? Ne esistono vari? Allora, c'è una religione principale nel Bipelago, che è il culto di Gur, che è la principale divinità cui tutte seguono, soltanto che c'è una particolarità. Ogni città maggiore ha il suo culto personalizzato, diciamo. Quindi Vittoria, che è una delle città, avrà il suo culto col suo papa, col suo clero, eccetera. E quindi Vittoria è il culto un po' più progressista, diciamo, potrebbero essere i protestanti, per capirsi, perché è una città commerciale, una città marittima, è abituata allo scambio, al progresso, eccetera. A Lione invece ha il suo, sempre la religione è sempre la stessa, ma ha il suo papa, ha il suo clero, ha le sue regole, ha i suoi dogmi, eccetera. Tenesse invece è leggermente diversa, in quanto diciamo gli arcanisti hanno una loro visione un pochino più egocentrica della religione, quindi non c'è un vero e proprio clero, onde evitare, non c'è un papa, non c'è una chiesa, un'istituzione chiesa, onde evitare che appunto il potere, una parte del potere politico degli arcanisti venga disperso nelle istituzioni religiose. E quindi, diciamo, chi prega, chi è credente, chi ha il suo tempietto personale, ha il suo diciamo, la religione è vissuta più in privato piuttosto che in pubblico. Ovviamente, magari per chi magari viene appunto da D&D, qui le divinità non si sa se esistono, un po' come nella religione nostra, quella reale, le credere è un atto di fede, non è come in D&D che se segui Tyr e lanci Smite Divino lì lo capisci che Dio esiste perché ti ha appena polverizzato il nemico, quindi esatto. lì è facile, no, crederci. E prima appunto stavamo parlando comunque di quanto riguarda le razze, ma non abbiamo parlato delle classi. Le classi, ci sguazzo un'ora, Prego. Le classi, noi come fare le classi penso sia stata una vera sfida per Agentum Res 9, perché dovevamo reinterpretare delle classi estremamente medieval fantasy per un'ambientazione vittoriana in cui l'intrigo, la politica, la spionaggio industriale la fanno da padrone. Quindi ci siamo messi un attimo a tavolino con i miei designer e abbiamo cercato di trasformare, di ribaltare le classi vecchie in un contesto nuovo. Alcune hanno avuto dei restyling semplicemente magari nel nome e in qualche aggiunta, altre sono completamente ex novo. Per esempio, la classe che abbiamo è l'Accademico, che è una classe ex novo, quindi non è presente nel manuale base di D&D quinta edizione, e l'abbiamo pensata come una classe che sfrutta l'intelligenza e fa da supporto per il gruppo. In termini tecnici è il face, è lo skill monkey, ma anche abilità di supporto. E quindi l'abbiamo costruito per essere fortissimo off combat, quindi ha un sacco di competenze, ha un sacco di abilità, ha un sacco di modi con cui sfruttare l'intelligenza, che è la statistica più bistrattata di D&D, poverina. E però è anche altamente, diciamo, personalizzabile con gli archetipi. Noi di ogni classe abbiamo fatto 3 archetipi, tranne quello esorcista, poverino, che ne ha 2, ma è di lore quello. Per esempio, per l'accademico si potrebbe fare ingegnere militare, okay, che è un accademico specializzato nelle armi, nell'ambito militare, crea gli oggetti, ripara le cose, manomette i meccanismi, è un sabotatore, crea le granate, insomma, ha tutta una serie di privilegi che permettono di andare meglio in combat. Poi abbiamo il medico, che ovviamente cura, perché nel 31 9 ci sono poche cure magiche,
sono tante. L'ambientazione è appunto più sporca, se non vogliamo, rispetto a D&D quinta edizione, Forgotten Realms, eccetera. Quindi non ci sono tante cure magiche. Quindi un medico che ti rattoppa nel momento di bisogno fa sempre comodo. Poi, per esempio, abbiamo l'occultista, che è l'accademico invece, magari più che sceglie di seguire le scienze occulte, la cartomanzia, eccetera. E quindi, diciamo, ha un ruolo più di divinatore all'interno del gruppo. Certo, lo fa in un modo diverso, lo fa in modi un pochino più particolari. Poi abbiamo l'agente che è una rivisitazione del ladro, a cui abbiamo dato un pochino più di privilegi di supporto, in quanto appunto già l'accademico era uno skill monkey abbastanza completo. Quindi diciamo il ladro lo puoi giocare anche più come supporto in combat, gli abbiamo dato una serie di manovre simili a quelle del maestro di battaglia, del guerriero di quinta edizione, e le fa in modo più, diciamo, sotterfugi, espedienti, trappole, eccetera. Quindi secondo noi è un pochino più profondo rispetto al ladro di quinta edizione. Poi abbiamo l'arcanista. L'arcanista è chi nasce col dono della magia ed è di base, se lo leggi, ti sembra di leggerti il mago di quinta edizione, né più né meno, anche se in realtà la particolarità è che lui può scegliere su cosa castare, in quanto essendo l'arcanismo un dono innato, ma anche una pratica che va studiata, tu puoi scegliere se castare su intelligenza o su carisma. Quando inizi a seconda di cosa scegli, hai delle particolarità diverse all'interno della classe. Quindi, per esempio, scegliere l'intelligenza inizialmente ti consente di memorizzare più incantesimi, perché hai allenato l'intelligenza, sei tracci, glifi in modo preciso, in modo sicuro. Il carisma, invece, quando tu pronunci la formula di attivazione dell'incantesimo, ci metti te stesso, la tua personalità, e quindi lanci incantesimi più forti, amplificati, diciamo. Poi abbiamo l'artista marziale. L'artista marziale è una delle mie classi preferite della nostra ambientazione. Noi abbiamo preso il monaco, l'abbiamo spogliato del suo misticismo e l'abbiamo riadattato per renderlo un pochino più appunto marziale, con tecniche di combattimento speciali, corpo a corpo, colpi multipli su un singolo avversario, eccetera. E qui, per esempio, dell'artista marziale c'è una sottoclasse che è la Via della Polvere da Sparo, dove c'è un monaco con le pistole. Qui, per tornare sempre a questa ossessione con le pistole che ritorna in questa ambientazione ogni tanto. Al monaco con le E pistole poi. il monaco con le pistole è clamoroso, è piaciuto a tutti quelli a cui l'ho fatto leggere, quindi io mi fido dei giudizi delle persone. Poi abbiamo gli esorcisti. Gli esorcisti sono appunto quel corpo paramilitare di cui accennavo a inizio live, che sono specializzati nel combattere i vincolati, le maledizioni e tutto ciò che riguarda, diciamo, l'arcano quando diventa pericoloso, quindi anche un arcanista criminale, per esempio. E gli esorcisti sono particolari, sono strettamente legati alla lore dell'ambientazione, perché praticamente sono persone che attraverso una serie di rituali sconosciuti, incredibili, che nessuno conosce, segretissimi dell'ordine, riescono in qualche modo a usare la magia, tatuandosi dei glifi, delle rune sul corpo. Soltanto che questo è uno dei più grandi misteri dell'ambientazione, in quanto se nessuno può usare la magia, se non in modo spontaneo, come fanno gli esorcisti a usarla tatuandosela sul corpo e facendo oscuri esperimenti interni all'ordine? Questa è una cosa che nel capitolo del Game Master viene spiegata, però poi ognuno se la può aggiustare un po' come vuole. Di gameplay, diciamo che sono una sorta di fusione tra un paladino e un warlock. Diciamo, mettiamola così, hai esatto incantesimo, ma non ne hai tantissimi, li hai limitati, e puoi fare una serie di particolarità con gli incantesimi, che diciamo sono peculiari solo dell'esorcista. L'arcanista non li può fare, quindi ha una sua lista degli incantesimi esclusivi, e in più ha tutta una serie di privilegi legati al combattere e contrastare le minacce arcane. Quindi c'è, cioè, il privilegio che ti fa fare crit più spesso sugli arcanisti, sui vincolati. C'ha il privilegio che ti permette di lanciare dissolvi magie senza spendere slot incantesimo, roba di questo tipo. Poi abbiamo il pioniere. Il pioniere è diciamo un ranger,
che noi abbiamo riadattato per renderlo, diciamo, il punto di contatto tra la civilizzazione galoppante del bipelago e quelle che sono le terre selvagge. Quindi comunque, perché voi pensate che la città è industrializzata, è urbanizzata, c'è le industrie, ci sono i grandi viali illuminati, eccetera, però fuori dalla città fondamentalmente è ancora frontiera, si cerca nuovi spazi da colonizzare, comunque i mostri del fantasy sono presenti, il drago c'è, non è ovviamente il pericolo che uno pensa subito quando si pensa a Argentum Res 9, però è presente, quindi il pioniere funge un pochino da anello di congiunzione tra le aree civilizzate e quelle non civilizzate. Infatti i suoi archetipi sono l'ammaestratore, che è, diciamo, il ranger col compagno animale, ma che noi abbiamo un attimino riadattato, abbiamo reso un pochino più profondo perché non ci piaceva come era stato trattato nel manuale base di quinta edizione, non ci ha mai fatto impazzire a noi come autori, e quindi l'abbiamo un attimino rivisto. Poi abbiamo il cacciatore di taglie e il ricognitore, quindi comunque figure legate magari ai corpi di polizia, magari legate agli eserciti, quindi ranger sì, ma più ranger urbano quasi, direi. E infine abbiamo i soldati. I soldati, noi abbiamo preso l'archetipo del guerriero, ok, gli abbiamo inserito le manovre del maestro di battaglia per renderlo un pochino più profondo, e gli abbiamo cambiato gli stili di combattimento, legandoli più alle armi da fuoco. Perché ovviamente Sargentum Res 9, cioè, nessuno utilizza uno spadone a due mani, un'ascia bipenne, suonerebbe troppo con l'ambientazione, non è incluso, quindi abbiamo aggiunto più magari privilegi di combattimento per le armi da fuoco, ricaricare come azione bonus, roba di questo tipo. Quindi questa è una brevissima carrellata delle classi, niente di eccezionale, ecco, insomma. Quindi abbiamo un mix classi nuove e riadattamenti delle vecchie classi di quinta edizione. Dal nostro pubblico ci arriva un'altra domanda, che è da Patron Frocio: quanto il Silverpunk è lontano dallo sviluppo steampunk? Allora, direi abbastanza lontano, in quanto io il Silverpunk l'ho sempre visto, almeno nelle opere che ho letto, che ho visto e che ho giocato, come un, diciamo, passatemi il termine, retrofuturo, nel senso tecnologie che non potrebbero esistere alimentate con quel tipo di energia. Non lo so, penso allo steampunk, io mi viene sempre in mente i mecha alimentati a vapore, no? Quindi diciamo che per me la discriminante è che Argentum Res 9 è verosimile a un'epoca vittoriana, cioè non ci sono quegli elementi che potrebbero andare a dire: ah, cavolo, questo è veramente tanto fantasy, è più coi piedi per terra, diciamo. Sempre dal nostro pubblico, Andrassus chiede: esistono società segrete in questa ambientazione? Sì, però sono segrete, quindi non vedrò niente. È giustissimo. Lecito e giusto da parte tua dare questa affermazione. Almeno una finta, non niente, non possiamo sapere nulla. Per esempio, potrei dirvi che il governo di una delle tre città, non vi dico quale, può darsi che sotto la sua facciata di grande democrazia progressista del progresso, può darsi che siano tirate da qualcun altro, mettiamola così. O comunque che la democrazia sia una grossa facciata. Spero di averlo incuriosito. Guarda, di sicuro non poco. Ci stai incuriosendo un po' tutti, infatti. Beh, dai, meno male. Non vorrei sparare tutte le cartucce stasera. 3 anni a quinta edizione. Perché dovrei giocare Argentum Res 9 e non continuare a tirare spadate ai goblin? E dico, effettivamente, hai ragione. Io non sono qui certamente per fare una. Per convincerti a smettere di menare i goblin. Ti dico però che secondo me Argentum Res 9 ha tanta personalità nei temi che propone. Quindi secondo me esistono pochi giochi o comunque poche ambientazioni che riescono a trattare temi come questo dell'inquinamento, il problema della rappresentanza politica, l'intrigo, anche lo spionaggio industriale, che non siano giochi che vengono creati appositamente per quello. Nel senso, tanti giochi che vedo che hanno
un intento di attivismo politico, quando li vedi dici, cavolo, questo è veramente un gioco fatto e finito per farmi giocare situazioni politiche. Argentum Rest 9 no, nel senso, se tu vuoi trattare un tema politico, vuoi trattare qualcosa di legato all'attualità, all'inquinamento, al razzismo, eccetera, puoi farlo, tranquillamente, e puoi esplorare però anche temi che in un normale D&D non puoi trovare. Non so, lo spionaggio industriale, il problema delle industrie, dell'ipersfruttamento dei lavoratori, il problema del, appunto, di quanto è veramente, quanto sono veramente importanti i mezzi di comunicazione, perché magari qui noi puntiamo tanto anche magari sul fatto che ci sono i giornali, ci sono le agenzie stampa, i giornalisti, e quindi ci si collega anche al problema della propaganda, anche delle fake news, se non vogliamo. Ora sembra stia facendo un comizio, quindi mi fermerò. Però insomma, diciamo che ci sono temi che nella normale quinta edizione non potresti trovare, e al contempo non è un gioco che te li spiattella proprio davanti per dire o fai così o non giochi questo gioco. E sia può essere sia un'esperienza per chi vuol giocare epoca vittoriana, per chi gli sembra figo, perché ha giocato a Dishonored, perché ha giocato Assassin's Creed Syndicate, l'ultimo, e dice, ah bello, voglio giocare qualcosa di fantasy con l'epoca vittoriana, sia per chi magari cerca un gioco più profondo, con tematiche un po' più adulte, con qualcosa di diverso. Quindi diciamo che la sua forza sta in questo effettivamente dualismo che è il manuale. E poi perché ci sono un sacco di pistole, quindi torniamo, anche fucili però, eh? Torniamo sempre lì. Di tante pistole. Questo manuale è più incentrato sul roleplay o sul combattimento? O tutti e due? Allora, diciamo che anche qui dipende da come uno se la vuol giocare, perché noi nel manuale offriamo tanti spunti nella sezione Game Master per regolare il gioco un po' come piace al gruppo al tavolo. Nel senso, il roleplay è incentivato, ce ne deve essere tanto, è proprio scritto sul manuale, su come fare a portare avanti campagne più di stampo di intrigo, più di stampo investigativo, anche perché Argentum Rest 9 in realtà come esperienza di base, come esperienza core, ha proprio quella dell'investigativo. Quindi c'è tanto roleplay, ci sono tanti strumenti per narrativi anche per fare del buon roleplay, ci sono dei background nuovi, insomma, però... Per chi ogni tanto vuole anche creare l'iniziativa, effettivamente avrà il suo buon bel da farsi. Vedo che stanno scorrendo un attimino anche le immagini, noi abbiamo fatto una bella ricerca anche appunto sulle tipologie di armi, di armature, di divise militari, eccetera. Quindi anche qui, io con la GTRS 9 spero di poter accontentare un po' tutti. Abbiamo scelto la quinta edizione anche per questo, perché assieme a meccaniche che permettono a chi piace la griglia, a chi piace il gioco tattico, a chi piace il buildarsi un pochino il personaggio, di avere il suo pane, però anche a chi vuole ruolare, a chi vuole più interpretazione, avrà il suo bel da farsi. Io direi non mi sbilancio, un 50-50 roleplay combattimento. Anche perché grazie alle cose che avete magari modificato appunto dalle classi base, diciamo, dalle classi normali, che avete riportato appunto in questa ripresentazione su Argentum Rest 9, da quel pizzico di novità che potrebbe portare appunto qualcuno a scegliere la vostra piuttosto che la versione base di quinta edizione. Soprattutto per quanto riguarda le armi tra pistole, appunto fucili, tutte le armi da fuoco che comportano. Sì, diciamo che abbiamo fatto un bel lavoro nell'equipaggiamento, quello sì. Quello, diciamo che è una delle parti sul manuale che secondo me almeno è riuscita meglio. Ma avete per caso già pubblicato una quick start in cui magari poter leggere i primi spunti di gioco? Sì. Allora, abbiamo una quick start che abbiamo pubblicato circa qualche mese fa. Uh-huh. E lì abbiamo un'introduzione al mondo di gioco, un'introduzione alle razze, alle classi, e poi un'avventura giocabile per personaggi di primo livello con i personaggi pregenerati, che anche lì abbiamo le schede scaricate nel drive senza problemi. Quindi
per chi volesse giocare o comunque approcciarsi un attimo al gioco, lì abbiamo tutto. Perfetto. Ah, dal pubblico ci chiede Q92, proprio in merito a quello che ha appena detto, quindi un'eventuale prima giocata per sperimentare, che classe consiglia ad un giocatore che vuole fare dual wielding? Ok, allora ti direi probabilmente o il soldato o il pioniere come classi base, in quanto appunto il soldato c'ha lo stile di combattimento, così come il pioniere con doppia arma. Però bisogna, comunque le pistole sono piuttosto, diciamo che chi viene da quinta edizione magari è abituato a vedersi i danni delle armi tradizionali, potrebbe un attimino rimanerci un attimino sorpreso per il fatto che infliggono tanti danni, quanto noi volevamo riportare il fatto che uccidere con una pistola è più facile che uccidere con un arco, fondamentalmente. Quindi ti direi sì, o soldato o pioniere, una di queste due. Ma molto interessante, soprattutto per chi vuole per forza giocare a una determinata classe o a un tipo di combattimento. Avete già tutto pronto, insomma, vedo, con piacere anche. Va bene, vorresti aggiungere qualcos'altro inerente alle classi, alle razze o all'ambientazione in sé per sé? Leo? Ah, pensavo al pubblico, scusami. pensavo stessi chiedendo al pubblico. Beh, potrebbe essere anche una domanda rivolta al pubblico, se magari ha qualche domanda dell'ultimo minuto può tranquillamente porla. Ah, sì, certo, intanto sono qui in questa domenica un po' stanca per rispondere a tutti i vostri dubbi. Comunque, cose in più... Che potrei dire, che potrei raccontarvi sulle classi, è che è stata una faticaccia cercare di bilanciare il tutto, perché quinta edizione ha un sistema pressoché perfetto numericamente, e quindi andare a toccare alcune cose, magari scambiare privilegi, modificare i numeri, cioè ci ha richiesto un bel lavoro, e ancora stiamo un attimino finendo. Però ecco, secondo me anche semplicemente le descrizioni di ogni classe lascia degli spunti di roleplay belli solidi rispetto a quelle magari che può essere il tradizionale guerriero di quinta edizione. Faccio un esempio, il soldato. Ok, il soldato è il guerriero con delle cose in più di quinta edizione, né più né meno. Però che soldato sei? Nel senso, sei un mercenario di qualche esercito privato? Fai parte di un corpo di polizia di una città? A chi rispondi? Perché? Come ci sei arrivato lì? Oppure sei un affiliato a qualche associazione criminale e quindi o sei addirittura una guardia di una qualche impresa, azienda privata, industria, e sei delle rivolte dei lavoratori a manganellate? Cioè, anche da questo punto di vista ci sono spunti di roleplay diversi, e secondo me è questo che può fare la differenza. C'è tanta roba. Beh, visto che non arrivano più domande eloquenti dal pubblico, e mi sembra che tu abbia detto una parte. Mi sa che c'è una domanda, mi sa, da che è un 92, che chiede: qual è la tua classe preferita? Bella domanda, perché io onestamente le giocherei tutte le giocherei. E a me piace molto direi sia l'artista marziale con la via della polvere da sparo, quindi l'artista marziale con le pistole, perché c'è tutta una sua lore dietro, c'è anche delle meccaniche molto interessanti del fatto di poter mischiare arti marziali e armi da fuoco. Però se io fossi un giocatore e volessi iniziare una campagna su Gentleman's 9, io farei il soldato con l'archetipo del comandante militare, perché il comandante ha le manovre di supporto, che incitano il gruppo,
hai anche il carisma, quindi sei anche un po' un face, e hai questo, diciamo, un po' questo combattimento, ma anche supporto meccanicamente. Poi come roleplay mi piacerebbe giocare questo comandante militare, magari anche un po' stanco, in pensione, e che quindi poi torna magari a risolvere il caso della vita o comunque un problema che gli si pone, ecco. Io ti direi di giocare questo. Il caso della vita è bellissimo. Posso esprimere una mia opinione su, ad occhio, anzi a orecchio, quale classe sceglierei, quale razza? Farei un elfo, drag queen, monaco, pistolero. Direi che è una scelta più che giusta. Ma assolutamente. Poi gli spunti roleplay sono infiniti con questo background che parla da sé. E tu, come bello, invece, ad occhio e croce, cosa sceglieresti? Allora, come classe, io tendo sempre inizialmente, così anche per ambientarmi un pochino nel gioco, nano. Assolutamente. Sempre stata la mia classe preferita. La mia razza, scusate. Come classe... oddio... A primo impatto non ti saprei dire. Però forse... Non lo so, mi convinceva il... diciamo, il ranger. Il pioniere, esatto. Però non saprei come farlo evolvere sempre, tra virgolette, dopo. Iniziare come pioniere, come nano pioniere. Se... cioè, alla mia prima giocata, che farò in futuro, perché sinceramente mi hai molto convinto per quanto riguarda il fattore di giocare ad Argento Res 9, sarà con un nano pioniere. Assolutamente. Sì, anche perché poi c'è già accennato che esiste una quick start, si può utilizzare, esatto, per un'eventuale prima one shot, una prima mini campagna, quindi non siamo all'oscuro. Comunque ci ha lasciato delle cose nascoste in modo tale che ce le scopriremo da soli. Io voglio scoprire le sette, però voglio sapere che sette ci sono. Vuoi dirmi una di quelle sette, come elfo, drag queen, monaco, pistolero, e sparare a tutti. Va bene, allora, se non ci sono altre domande, ma scommetto che appena dico questa frase una domanda appare. Non appare nessuna domanda. Quindi ringraziamo Leonardo Burberi per essere stato con noi, averci presentato questa opera che personalmente mi sta già intrigando. Magari un giorno ci facciamo una one shot. Io sempre a disposizione per giocare a Gentleman Press 9. Perfetto, allora. Guarda, se siete interessati appunto al manuale, all'ambientazione, potete ritrovare tutte le informazioni sulla pagina Facebook di Argentum Res 9, dalla quale poi si può ricavare anche la quick start volendo. E invece, se siete interessati al mondo GDR, al mondo di Italia in Gioco, potete benissimo unirvi al nostro Discord, appunto, Italia in Gioco, dentro il quale si faranno una serie di one shot della quinta edizione durante settembre e ottobre, e mi raccomando, seguite la nostra pagina Facebook. E nulla, la prossima settimana ci rivedremo con un'ulteriore intervista della rubrica GDR Interview, e noi ci rivediamo una prossima live. Quindi buonanotte a tutti e grazie per averci seguito. Grazie.